Bentrovati, bentornati ad un'altra puntata di Rotocalco Versilia. Partiamo subito con il primo intervento. Già vi annuncio che è una puntata dedicata quasi interamente, quasi, perché nella parte finale affronteremo naturalmente quello che è l'argomento della settimana, ma che dovrebbe essere l'argomento di sempre, di ogni giorno, di ogni momento. Comunque, partiamo con le nostre ricette. Siamo tornati da RG Supermarket e oggi il piatto sarà il petto di pollo agli agrumi. Veramente il petto di pollo è una carne bianca abbastanza consigliata e molto versatile perché si può realizzare in tanti tanti modi. Vediamo come ce lo consigliano appunto all'RG Supermarket, ma prima l'intervento è sempre preceduto dalla nostra esperta nutrizionista, dottoressa Simona Perseo. Il pollo agli agrumi è una tipica ricetta autunnale, in quanto gli agrumi sono dei frutti che sono presenti nei mesi autunnali e invernali. Gli agrumi sono ricchissimi di vitamina C, quindi sono anche ideali per una sana colazione. Ad esempio, una spremuta di arancia consumata ogni giorno aumenta le nostre difese immunitarie. Inoltre, gli agrumi conferiscono senz'altro per il loro profumo un buon gusto, un buon sapore alla carne. Il pollo appartiene al primo gruppo di alimenti, alimenti che sono compresi appunto fra le carni e i pesci. Si tratta di un alimento che contiene proteine ad alto valore biologico, privo di carboidrati, ricco invece di grassi saturi, di colesterolo e di trigliceridi, per cui non è consigliato un consumo elevato in soggetti che soffrono di ipercolesterolemie. È ricchissimo di minerali, soprattutto di potassio, presenta anche piccole quantità di sodio, di zinco e di selenio. Essendo una carne, è anche ricco di ferro biodisponibile che viene assorbito molto facilmente e che viene utilizzato per la formazione dei globuli rossi. Appena sentito il parere della nostra nutrizionista Simona Perseo in merito al piatto che adesso ci andranno a preparare all'RG Supermarket, bene, andiamo a vedere e a scoprire come con semplicità, ma usando prodotti di prima e di alta qualità, possiamo realizzare dei piatti gustosi e dal punto di vista nutrizionale ottimi. Ciao, sono Monica del reparto macelleria RG Supermarket. Oggi vi presento una ricetta semplice, veloce, fresca, il petto di pollo con gli agrumi. Andiamo a tagliare il petto di pollo a fettine. Dopo averlo tagliato a fettine, lo facciamo a straccetti. Cerchiamo di usare petto di pollo nazionale, che è sempre meglio usare carne italiana. Ora lo tagliamo a straccetti, così. Fatto. Una volta tagliato, andiamo a prepararlo. È una ricetta veloce e fresca. Questo è un olio agli agrumi, limone e arancia. Mettiamo l'olio. A casa lo possiamo anche lasciare un pochino a macerare, che almeno rimane più saporito e buono. Prende più il sapore degli agrumi. Un pochino di scorza, sempre di limone e arancia. La cottura è veloce, in padella antiaderente, lo facciamo rosolare velocissimo. E come contorno io farei un pinsimonio, carote, finocchi, insalata, radicchio. E il piatto è pronto. Quindi di nuovo di corsa a parlare di prodotti artigianali, torniamo da lievitamente a Viareggio per parlare, vabbè, del dolce d'eccezione del momento e che cosa sarà il panettone.
Però cerchiamo di capire come si fa a scegliere un panettone artigianale, un buon panettone artigianale. Il mercato ci offre tanti prodotti e sta a noi cercare di scegliere quelli migliori dal punto di vista della qualità e del prezzo. Sentiamo Daniel Lunardi. La prima cosa da fare per scegliere un buon panettone artigianale è saper leggere l'etichetta degli ingredienti. Come qualsiasi dolce confezionato, può avere all'interno dei conservanti. Se viene fatto in maniera artigianale, viene utilizzato il lievito madre, quindi il prodotto avrà una scadenza di massimo 30-40 giorni e non avrà all'interno emulsionanti o conservanti che ne allungano in maniera artificiale la conservazione. Questi conservanti si chiamano mono e digliceridi degli acidi grassi e sono contrassegnati dalla sigla E471 E472. Da un mese di conservazione possono portarlo fino a 8-9 mesi. Ecco, io sconsiglio fortemente per chi cerca un prodotto artigianale, un prodotto sano, di prendere questi prodotti. Sicuramente se noi andiamo a scegliere un panettone, un prodotto artigianale, andremo a scegliere anche una farcitura, quindi una frutta candita ed un'uvetta di alta qualità. Anch'io da piccolo ero abituato a scansare una per una l'uvetta e il candito, mentre invece poi crescendo ho cominciato a riapprezzarli perché ho cominciato a mangiare quelli delle pasticcerie, quelli più artigianali, quelli che devono essere fatti come un tempo erano fatti. Quelli sono dei canditi di altissima qualità, si sciolgono in bocca, che niente hanno a che vedere con quelli industriali. Ecco, il panettone è un dolce italiano che però nel resto del mondo si usa e si consuma durante tutto l'anno, mentre in Italia noi lo consumiamo solamente nel periodo natalizio. Questa è una cosa anche abbastanza strana. Per esempio, i ristoranti di alto livello, soprattutto quelli frequentati da stranieri, lo tengono come dolce durante tutto l'anno, perché uno straniero, appunto, che viene, una persona da fuori Italia che viene, ama assaggiare questo dolce. Ecco, sentiamo perché. Noi siamo abituati a collegare il panettone con la festività natalizie. In realtà in tutto il mondo apprezza questo dolce per quello che è, cioè il dolce lievitato più bello, più buono e più difficile anche da realizzare. Pensa che in Giappone è diventata usanza consumarlo per il giorno del compleanno, quindi è totalmente svincolato dalla festività natalizia. Anche in Italia, comunque, in alcune grandi pasticcerie o addirittura in alcuni ristoranti viene servito durante tutto l'anno, perché lo straniero che viene cerca questo dolce straordinario italiano e non gli interessa che sia Natale, lo vuole mangiare d'estate, a primavera. Quindi anche noi finalmente stiamo cominciando a proporlo per quello che è, cioè il dolce lievitato migliore del mondo. È naturale invitare ad acquistare prodotti artigianali, prodotti di qualità. In tutte le cose, ma soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, la qualità dei prodotti è fondamentale e non sempre è a danno dei costi, perché si può cercare di cucinare in un modo diverso, si può cercare di scegliere la qualità, però cercando di ottimizzarla. E quindi sentiamo e salutiamo Daniel con quest'ultima parte di intervista. Tutti i prodotti realizzati in maniera artigianale con lievito madre hanno non solo una maggiore digeribilità ma anche una più lunga conservazione, quindi dal momento che non possiamo uscire tutti i giorni io consiglio di prendere un prodotto che per 3, 4, 5 giorni sia sempre buono, quindi un pane con lievito madre sicuramente è la scelta più indicata. Indubbiamente il prezzo è un ostacolo per tanti clienti perché sono abituati a vedere nei supermercati, soprattutto dopo il periodo natalizio, panettoni svenduti a 2-3 euro al chilo e sono un po' ostacolati da questo prodotto invece artigianale che può arrivare anche a superare i 30 euro al chilo. Io però chiedo di fare un ragionamento. Quando andiamo a prendere una torta in pasticceria per un compleanno, per una festività, mediamente il costo è tra i 25 e i 35 euro al chilo. Il panettone ha gli stessi identici ingredienti, burro di prima qualità, uova fresche, farcitura, appunto frutta fresca, frutta candita. Però anche ben 2 giorni di lavorazione, più è necessaria un'attenta conoscenza del lievito madre. Quindi ecco, in realtà il prezzo è dovuto sia dalla grossa lavorazione ma anche dalle materie prime che sono le stesse di una torta di alta pasticceria. Visto che quest'anno è un anno un po' particolare, io invito tutti a cominciare già da oggi a mangiarsi un buon panettone e buon Natale a tutti.
Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione contro la violenza sulle donne, voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 1999. È naturale che lo scopo di questa ricorrenza è quella di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica nei confronti di un problema che purtroppo non accenna assolutamente a fermarsi. A tale proposito, noi abbiamo veramente un grande piacere, sono molto contenta di aver intervistato Giancarlo Iannella, che ha scritto un libro proprio su questo argomento. Innanzitutto, la particolarità sta nel fatto che questo libro è scritto dal punto di vista di un uomo, dal punto di vista maschile. E con questa interessantissima intervista noi vi salutiamo e concludiamo qui la nostra puntata di Rotocalco Versilia. Come nasce l'idea di scrivere un libro come questo, soprattutto da parte di un uomo? Beh, da parte di un uomo credo che dovrebbe diventare quasi la norma, no? Infatti spesso mi viene chiesto com'è possibile che un uomo abbia scritto un libro di questo genere. Invece credo che sarebbe ora che anche noi ci occupassimo del tema, non soltanto in occasione del 25 novembre, ma normalmente. Nasce da una riflessione proprio come cittadino comune, se vuoi anche come uomo, no? A un certo punto della propria vita uno mette un punto fermo, vede quali sono i propri pregiudizi, quelli più gravi in qualche modo, e tra quelli più gravi da cui un uomo può essere affetto c'è anche quello di giudicare le donne, soprattutto quelle che subiscono violenza oppure accettano di vivere in condizioni in cui la violenza è presente quotidianamente. Giudicare è sbagliato, io l'ho capito strada facendo, e questo è stato poi il motivo principale, oltre a motivazioni di carattere amicale nei confronti di qualcuna delle persone che mi hanno raccontato la propria storia. La cronaca di questi giorni, purtroppo sempre le cronache ci danno spunti di riflessione, le ultimissime sono le feste di Genovese oppure l'insegnante che è stata violentemente messa al bando e poi anche licenziata. Ecco, ancora oggi è così forte non solo la violenza, ma la violenza che ne consegue dopo, del giudizio. Ma guarda, io penso che noi stiamo vivendo un periodo di regressione totale. Cioè, mi sono andato a leggere dei testi, dei libri scritti negli anni 70, in cui c'era la speranza di un cambiamento che sembrava in atto, no? Ti parlo degli 77, insomma, il periodo più forte del femminismo in Italia, e c'era in tutte queste pubblicazioni la fiducia di un futuro che sarebbe stato inevitabilmente diverso. Nonostante che le leggi invece non erano ancora di pari passo al pensiero. Sì, perché si auspicava un cambiamento proprio nella visione sociale del problema. In realtà, almeno personalmente, io credo che ci sia una recrudescenza e un tornare indietro in maniera spaventosa, soprattutto nel modo di considerare il ruolo della donna e quello dell'uomo. C'è un rimbambimento collettivo che nasce, a mio giudizio, oltre che dai famigerati social, almeno per quanto riguarda il nostro paese, dai modelli che sono sviluppati e trasmessi e veicolati tramite la televisione. Cioè, qualcuno mi contesta questo aspetto, ma la televisione in Italia ha avuto una rilevanza e ha tuttora una valenza fondamentale, perché il nostro è un popolo che è cresciuto con la televisione. Se pensiamo anche a delle forze politiche che sono nate avendo come parametri la casalinga di Voghera, e lì c'erano fior di pubblicitari che avevano analizzato il problema. Il nostro è un paese che vive di televisione e in cui anche programmi che sono incommentabili, come alcuni di quelli che si vedono sulle televisioni generaliste, producono tutto questo. Quindi si è avuto un ritorno all'uomo, al maschio alfa, e all'adorazione quasi del maschio inteso in termini proprio fisici, no? Di mascolinità pura. È un rafforzamento dell'idea della donna come oggetto sessuale, quindi donna generalmente sempre più uguale l'una all'altra, che come posso dire, trasmette proprio l'idea che per avere successo, per piacere, per essere all'avanguardia, eccetera, devi avere quei parametri, cosa che per esempio prima non c'era. Io non ricordo nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, questa standardizzazione dei ruoli che oggi si ripropone sempre di più e secondo me è presente in maniera clamorosa anche nei giovani.
tant'è vero che la violenza è perpetrata anche da adolescenti, il che è gravissimo se vogliamo pensare a un futuro miglioramento che io sinceramente non riesco a ipotizzare in che modo si potrebbe realizzare in questo momento.